Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. Ed oggi, dopo gli eventi dello scorso episodio dove ho preso un Poliwhirl così a caso e aver skippato la cattura del percorso 2 di Victini, direi che è il momento di affrontare la palestra. La squadra non è per niente male. Certo, Poliwhirl è al 10, però Starry è al fasi 15 e 12. Non è male, non è malaccio per niente. Entriamo nella palestra. Che ha un cucchiaio. Ha un cucchiaio. Come stemma. Va bene. Salve, sono Guido e faccio la guida agli allenatori. Sì, va bene. Ok, ci regala l'acqua fresca. Però dobbiamo parlarci noi ogni volta. Per avere l'acqua fresca. Ha finito. Signorina, cos'è qua? Si mangia? Bene. Ah, ok. Sì. Come un idiota proprio, come un idiota. Dai, affrontiamoci, Gianni. Ti era benvenuto nella palestra. Sì, vabbè, dammi un antipasto di bruschette. Voglio le bruschette come antipasto, con un po' di rucola sopra, pomodorini. Christine, ti chiami? Sarai la mia cameriera per oggi? Va bene, va bene. Sono un cliente facile, non ti preoccupare. Sono buono. Allora. Oi! Tipo lotta, eh? Tipo lotta siamo, eh? Va bene, va bene. Graffio e via. Ma che cavolo? Ma davvero? Era necessario? Sì, grazie, grazie di essere... Sì. Però no, non iniziamo subito così, subito con sti danni. Vai, l'erba batte l'acqua. Eccoci qui. Ok, però io direi prima di un attimino ricaricarci, perché sai com'è. Quei danni subiti così a gratis. Speriamo che ci sia modo di lottare anche per Poliwhirl, che è tipo acciaio. E Poliwhirl, che è tipo acciaio, voglio dire. Specialità meno completo per allenatori. Tu sei la seconda portata. No, tu sei... Ah, sì, seconda portata, però primo piatto. Noel. Tutti quanti nomi da femmina hanno. Non so per quale ragione. Ice Knight? Canonico? Volendo esagerare. Ah, questo attacco speciale. Ma può aumentarmi anche l'attacco normale download. Però non lo fa. Picciolata è normale comunque. Ma io metto Poliwhirl davanti contro il capo. Contro il primo Pokémon. Ok, sai che c'è. Mettiamo ora Poliwhirl. Vai, vediamo che combina. Ok. Ombra artigli facciamo ora. Non ha effetto, è normale? Brutto colpo, forse ce la fa. Mi rimaniamo con 2 PS, eh. Attenzione. Buono, buono, buono. Ehi. Ho gradito molto la tua lotta, sì, molto, molto. L'hai cucinata bene. Poi adesso c'è il capo palestra. Ricarico ovviamente i Pokémon, perché se no magari facciamo brutta figura. Hey, 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 guess who's back? It's me. Ti ho benvenuto nella palestra di Levantopoli. Ma sono due? Sono Kikko, e la mia specialità sono i Pokémon di tipo fuoco. Sono Maisello, maestro dei Pokémon di tipo acqua, ti do il benvenuto. E io sono Spighetto, i Pokémon di tipo erba sono la mia passione. Bene allora, come puoi vedere siamo tre. Siamo in tre perché... Lascia stare, spiego io. Siamo in tre e decideremo contro chi lotterai in base al tipo del Pokémon che hai scelto all'inizio. Proprio così. I Pokémon che hai scelto all'inizio di tipo acqua, giusto? Ok, quindi sarò io, Spighetto, a lottare contro di te con i miei Pokémon erba. E se io parlassi con l'altro? Niente, non fanno nulla. Bene, iniziamo. Questa lotta non si taglia. Mike! Davanti ho messo Poliwhirl. Però non c'entra niente. Conta il tipo, conta. Ah, vabbè, proviamoci magari, ombra artigli.
non male. Non va bene, non va bene. Ah, il mio Pokémon, eh già, il tuo Pokémon. Ma è veloce, è veloce. Siamo in tie forse, perché prima ho attaccato io, per primo. Ok, sta andando normale. Vabbè, acciaio. Voglio farmi... Oh! Il male ha fatto, il male ha fatto. Ma ci picchia. È andato, perfetto. Ottimo. Ah, Odino! Ma mi copia? Dunque... cambio per forza, perché sai, mando starri. Quindi in teoria Audino è erba acqua. Sono elettro, sto tranquillo con starri. Livello 14. Eh? Possibile che mi resti solo un Pokémon? Possibile, possibile. Ah però! Ah però è resistente Audino. Insidia, o lo avveleno? Dovevo usarla prima insidia, era meglio. Nemesi voglio dire, era meglio. Faceva più danno, faceva. Se la usi subito dopo che un amico ti va KO, fa più danno. È tremenda. Ok. Insidia. Graffio giusto. Loro possono curare già. Mi era proprio passato di mente che potessero curare gli allenatori. Va bene, dai, è fatta. Graffio, veleno e good game. Good game davvero. No, ancora no. Mando il mio Audino. Se volete fare conoscenza, prego. Ciao. 938 punti, mamma mia, che bomba di punti che dà Audino, fantastico, fantastico. E Starry al 17. Mike, com'è andata? Meno male che è finita. Eh già. Che sorpresa, sei proprio forte. Nemmeno Kiko e Maisello avrebbero potuto sconfiggerti. Allora, questa medaglia è carina, ok? Mi piace molto questa medaglia. Oddio, mica mi ricordo se ho questa io o quella di... In bianco 2 e nero 2 c'è un altro capo palestra, non ci sono più loro, come prima palestra. E non mi ricordo se la medaglia anche è diversa, ma mi pare di sì. Io ce l'ho di là, ce l'ho le medaglie, però. Dovrei vedere se c'ho questa o quell'altra. La medaglia Triss, le medaglie sono la prova che sei un allenatore. Con una medaglia anche Pokémon che ottengono tramite uno scambio ti obbediranno fino al livello 20. Allora, questa dei Pokémon con lo scambio è stata ripresa anche in nei remake di Diamante e Perla. Dalla sesta gen mi pare che non conta più niente il livello dei Pokémon. Ma il tuo livello non c'entra nulla, puoi arrivare anche al 100 alla prima palestra. Ti obbedirà comunque il tuo Pokémon. E le macchine tecniche posso usarle tutte quante le volte che voglio. Ok. Però mi ha dato cuor di leone. Non è il massimo, eh. Attenzione. Ehi là, sono Zania. Ho qualcosa per te dalla parte della professoressa Raglia. Vieni con me. Zania. Non mi dice nulla il tuo nome. Ma sì, in realtà sì. Ho sentito che vuoi incontrare tutti i Pokémon della regione di Unima. Ah, le scale da questa parte. La mia stanza è qui sopra.
signorina? Ah, sei una ricercatrice. Cosa stai cercando? Ti occupi degli allenatori? Attenzione, qui diventa vietato ai minori. Conosco la professoressa Rale dai tempi dell'università. Mi ha chiesto lei di aiutarti. In cosa se puoi essere... Non si è fatta pregare. Signorina, si spieghi. Oh, per fortuna. Adesso però avrei un favore da chiederti. Mi serve il fumo onirico. Hai messo da Munna un Pokémon che si trova in un posto qui vicino chiamato Cantiere dei Sogni. Va bene, quindi devo per forza prendere Munna? A questo punto, una volta insegnato taglio ad uno dei miei Pokémon, possiamo proseguire e fare ciò che ci ha chiesto la nostra amica. Vai, usiamo taglio con Alpha Sì. Bellissimo. Ok, eccoci qua. Attenzione, c'è Bell! Anche tu vuoi cercare quel Pokémon misterioso? Ma se l'ha chiesto anche a te, puoi andare anche da sola, eh? Lasciavo fare a te. Già finito? Ok. Attenzione. Era lui? Ehi! Hai sentito anche tu il rumore dall'altra parte del muro? Andiamo a vedere. Ma che carino! Pokémon Munna! Aspetta! Ah! Abbiamo trovato Munna! Forza, dacci fumo onirico! Oh no, sono quelli del Team Plasma loro. Fermi! Chi siete? Che cosa volete? Chi siamo? Siamo il Team Plasma e lavoriamo giorno e notte per liberare Pokémon dagli esseri umani stupidi e responsabili. Quindi quelli intelligenti e responsabili va bene. Che stiamo facendo? Stiamo cercando di ottenere il fumo misterioso emesso da Munna e Musharna. Il loro fumo ha il potere di far sognare. E noi lo useremo per far sognare alle persone un mondo in cui i Pokémon sono liberi. Manipoleremo la volontà degli uomini per spingerli a realizzare il nostro sogno, quindi liberare tutti i Pokémon. Oi! Ma gli date una botta, gli ha data! Oh! E gli date dei calci per fargli emettere fumo onirico? Ma come potete fare una cosa del genere? Siete degli allenatori, no? Esatto, siamo allenatori come voi, ma il nostro scopo è diverso. Noi vogliamo liberare i Pokémon. E quindi che significa? Per decidere se devo liberare i miei Pokémon? E va bene, Team Plasma. Quindi voi lavorate per quel pazzo di Gekis, giusto? Va bene. Uno che vuole liberare i Pokémon dal gioco dell'essere umano. Ma se siamo amici con i Pokémon, non possiamo schiavizzarli, no? Vai, Slavina! Mega calcio, wow, che botta. Ah, non è molto efficace, va bene allora. Ombra artigli! Neanche questo? Ah, questo l'ha sentito. Ottimo. Livello 14, mamma mia. Mamma mia. No! Il nostro sogno! Anche l'altro vuole combattere? Hai abbassato la guardia pensando che la lotta fosse più facile? Me ne occupo io. Allora, o voi non lo capite o lo fate apposta. Jimmy Team Plasma. Tropius! Mi piacerebbe proprio accarezzare la barba di Tropius e prendere il suo frutto. Diciamo che le banane di Tropius sono... la barba. Dunque, attacchi roccia però, sassata e devasto masso. Sto pensando a come comportarmi. Potremmo andare in campo... no, borsa, potremmo andare in campo Audino. Vai, Alpha, sì, pensaci tu. Possiamo gestircela tranquillamente questa. No, un attacco e va KO, quindi un graffiello. Plasma! Questo è un incubo, vero? Lo è. Incredibile! Ha battuto anche me! Ma dobbiamo assolutamente procurarci il fumo onirico! Oh, sentite! E basta! Ehi, voi! Perché state qui a perdere tempo? Oh, cosa? Noi strapperemo i poveri Pokémon dalle grife degli esseri umani indegni. Se non riuscirete a portare a termine questo compito. Ma questo... non sembra Gekix che arringava la folla per raccogliere proseliti. O quello che manipolava le persone con le belle parole. Esatto. Questo sembra piuttosto il Gekix che si arrabbia quando un suo piano fallisce e che infligge severe punizioni. Scappiamo da qui finché non si sono calmato! Ah, ma era Musharna.
Ma che cosa è successo? Ce n'erano due! Non è possibile che fossero entrambi vero Gekis! O abbiamo sognato? E poi quel Pokémon. Ah, sono andata perché ero un po' in ansia. Musharna? Quindi tutto a posto? Ah, ci lasciano un po' del loro fumo onirico? Ciao Zania, c'erano Munna e il Team Plasma e poi è arrivato Musharna, non so, forse ci ha fatto sognare. Ma a quel punto il Team Plasma... sì, va bene, abbiamo capito. Sì, Musharna ha aiutato Munna e vediamo un po', ha raccolto, cioè ci ha lasciato un po' del suo fumo? Oh, ok. Può ultimare la sua ricerca e raggiungiamola a casa più tardi. La cattura qui diciamo che me la sono bruciata, tra virgolette. Però è andata bene comunque con Poliwhirl, dai. Troviamo una fascia blu. Ok. Non male, ci sta. Mentre di qua troviamo qualcosa di importante, ti prego. Bijou fuoco, bah. Tada, grazie a fumo onirico che mi procura adesso posso raccogliere i salvataggi degli altri allenatori. Ah, qui ragazzi, sincro gioco l'ho provato un paio di volte. Era divertentissimo. Però alla fine è andato come è andato. Oddio, se si mettessero i DNS esatti si potrebbe comunque continuare a giocare col sincro gioco. Perché i server del Nintendo DS sì sono chiusi, ma col giusto DNS si può ancora accedere. Oh, e anche questa è fatta. Bene, io direi allora che per questo video è tutto. Abbiamo sconfitto la palestra, insomma. Il grande del lavoro è stato fatto, il primo passo per diventare un allenatore di Pokémon randomizzato è stato effettuato correttamente. Io come sempre vi ringrazio quindi per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!